Allora, sì, benvenuti a questo webinar dello IA dedicato a web e territorio, alle narrazioni in particolare e a quelle cose che accadono alla collettività e al territorio mentre abitiamo normalmente, quotidianamente, come abbiamo sempre fatto su questo pianeta, anche se in realtà qualcosa è cambiato, è avvenuta una rivoluzione di quelle che si suole definire epocali. Un cambiamento nel modo di fare comunicazione tra le persone, nel modo con cui ci si relaziona gli uni con gli altri, con cui si gestiscono i documenti, i saperi, la conoscenza, ed è la rivoluzione informatica digitale che viviamo, di cui noi siamo la generazione, se volete, con un ruolo di traghettatori. Portiamo tutto quanto sulle spalle la cultura di millenni di storia. E dobbiamo consegnare a delle generazioni future dove difficilmente, a meno di guerre mondiali, mancherà la rete, mancherà la possibilità di poter trasferire informazioni, conoscenze, contatti, relazioni, opinioni attraverso vie elettroniche. Premetto subito che benché la professionalità mia riguardi molto avere a che fare con i luoghi di socialità web, quindi con gestione dei social media, comunicazione delle community, creazione di contenuti. Questa lezione sarà piuttosto, avrà un argomento più ampio, riguarderà proprio questo cambiamento culturale che stiamo vivendo. Per comprenderlo meglio, anche con una visione, con dei presupposti di cultura tecnologica. Vi ricordo la chat a cui potete, anzi, caldeggio vivamente la partecipazione vostra in ogni momento per qualunque possibile delucidazione sugli argomenti, fossero anche una parola oppure un concetto non chiaro. Queste sono quelle che vedete ora, sono le modalità per, casomai succedesse qualcosa nel corso del seminario, per poter rientrare oppure gestire. Come seguire modalità soltanto audio. Se per caso vi capita di uscire, dovete rientrare rifacendo login, come siete a tuttora al momento entrati, appunto, l'utilizzo della chat per le domande, premendo l'icona oppure scrivendo, cliccando invio. Bene, se tutto quanto è a posto, proviamo a cominciare. Allora, una definizione ampia riguarda, questa è una mia frase storica, abitando in rete da molti anni, mi segue da molti anni questa frase, ovvero che noi abitiamo linguaggi, innanzitutto. Certo, noi abitiamo territori, siamo fatti no, di atomi, calchiamo della terra con i nostri piedi, ma in realtà tutto ciò che noi concepiamo, tutto ciò che noi pensiamo, mettiamolo in termini ampi, radicali, lo facciamo all'interno di un linguaggio. La percezione nostra è governata dal linguaggio che utilizziamo. Cambiando lingua abbiamo percezioni differenti del mondo, abbiamo modi diversi per etichettare e nominare le cose. Questo è un orizzonte culturale dentro cui noi abitiamo. Questo significa però anche aver cura delle relazioni, perché ad esempio, aver cura del linguaggio, aver cura del luogo in cui abitiamo, significa anche, nel caso della comunicazione, aver cura del contesto comunicativo, dell'enunciazione, aver cura dell'interlocutore, trovare il giusto modo per comunicare con lui, quantità, qualità, modo e relazione, si diceva una volta, cioè le caratteristiche a cui prestare attenzione quando comunichiamo con gli altri. L'identità che noi diamo dalle parole che usiamo, a come etichettiamo i concetti, sono ciò che emerge dal linguaggio. Userò spesso magari questa parola emergere, perché non abbiamo a che fare con qualcosa a cui noi attribuiamo significato, il senso delle cose, delle situazioni. Vedremo anche il web farà questo, farà emergere. Stiamo imparando che permette l'emersione di cose che prima non si notavano, erano segnali deboli in qualche modo, che ora forse riusciamo con un filo rosso a collegare e a trarne delle indicazioni. La seconda parte della frase è che i territori sono conversazioni ed è una,
una parafrasi di una famosa tesi di un Cloutray Manifesto, cioè una cosa che risale a fine del 99, credo. Sono delle 100 tesi, 99 tesi che riguardano quello che è cambiato con la cultura digitale. La frase originale era che i mercati sono conversazioni. In realtà questo all'inizio nel 99 era difficile comprendere questa frase, ma ci siamo accorti recentemente che questa cosa è molto vera. I mercati, ma le aziende, le pubbliche amministrazioni sono agenti comunicativi, sono attori della comunicazione e quindi noi tutti siamo all'interno di una grande conversazione. Le aziende che ci interpellano direttamente, tu vuoi comprare, tu sei interessato, vorresti vivere questo sogno, vieni con noi in vacanza, si rivolgono a noi in termini di una conversazione vera e propria. E qualche volta accadono anche delle gaffe, peraltro, come, che so, fare gli auguri a un comune oppure a un'azienda, perché magari su Facebook c'è una data di nascita e quell'anno, quel giorno, c'è il compleanno di quella persona. Sì, è vero, il manifesto ha avuto un'ulteriore edizione molto importante perché è aggiornata alla luce dei social, di quello che è cambiato e di quello che è cambiato nel frattempo. Noi in realtà, quello che dicevo prima, noi viviamo una condizione di doppia abitanza, cioè manifestiamo la nostra appartenenza ai luoghi. Sicuramente, frequentazione ambientale, il bar dove andiamo spesso, la scuola abbiamo frequentato, il comune di residenza e così via. Ma siamo anche digital citizen, cittadini digitali, ovvero abbiamo, soprattutto dai social in avanti, quindi in Italia dal 2008, grosso modo, abbiamo degli account ben precisi, anche con i blog questo accadeva, anche con i forum 15 anni fa eravamo magari un nickname, un soprannome oppure nome e cognome già quella volta, ma abbiamo con il tempo e tuttora quotidianamente partecipiamo alle discussioni, alla conversazione in rete dove abbiamo sviluppato una nostra identità. Doppia abitanza, perdonatemi la digressione, abitare è un verbo molto bello perché è come avere dal latino, però significa piuttosto tenere nel tempo, quindi aver cura nel tempo del territorio su cui abito. Questo ci servirà molto ora per comprendere le dinamiche tecnologiche dell'abitare in chiave tecno-territoriale. Quello su cui noi abitiamo, territori, siti, luoghi, sono luoghi su cui possiamo agire, perché sono realizzati nella loro forma, nella loro funzione, nel loro aspetto, da noi, dal nostro fare concreto, con l'occhio e con la mano e con la nostra cultura, abbiamo modificato i luoghi per portarli a renderli più abitabili proprio, cioè a garantirci una maggior sopravvivenza in termini di specie anche. Vediamo questo discorso cosa significa in termini più ampi. Significa essere capaci, guardando un po' anche ai secoli e ai millenni che ci precedono, di guardare il territorio per come viene tecnologicamente formato. Territorio proprio parlo proprio di quello di campi e città e montagne e paesi. Il territorio può essere visto come reti, pensate alle strade, alle fogne, ai tralicci, alla corrente elettrica, al telefono, alla connettività, di cui parlavamo prima proprio. È un testo, quindi da leggerlo. Bisogna saperlo leggere, qua ci vedremo perché ci occorre una grammatica. È un ipertesto perché cliccando da qualche parte posso arrivare da qualche altra parte. È come una mappa con degli elementi, poi vedremo in particolare questo aspetto. Pensate soltanto che so il collegamento tra gli uffici del catasto con la documentazione, con quelli del comune, con l'archivio della sanità regionale, sono tutti quanti luoghi tra loro collegati. Fino a ieri soltanto da strade, oggi non più, strade elettroniche. Il territorio sono le tribù che lo abitano, le communities che ne fanno parte, che possono essere variamente ritagliate secondo la vostra pertinenza, del vostro interesse. Potrebbe essere un'età anagrafica, una residenza geografica, una frequentazione scolastica. Ed è da percepire soprattutto come flussi il territorio, perché cioè da essere più urbanisti in questo caso che architetti, perché non è tanto lo statico di un palazzo, non sono architetto, quindi invento, però non è tanto da valutare i volumi di ciò che costruiamo in questo caso, ma per comprendere la natura dinamica delle nuove realtà, specialmente web, è meglio concepire i flussi. E
ovvero trasportare merci, informazioni, energia, persone, le strade, gli svincoli, come ottimizzare i percorsi. Questo rende vivo il territorio e da lì stanno emergendo nuove significatività. Per avere però una visione completa, per saper leggere il territorio proprio, occorre una grammatica. Poi vedremo cosa vuol dire scrivere il territorio in particolare. Una grammatica in senso classico, cioè morfologia, cioè come sono fatti gli elementi che compongono il discorso, no? Nella loro struttura, le parole, gli articoli, i sostantivi e così via, una semantica, a quali significati si riferiscono le parole, se esiste un oggetto concreto nel mondo a cui si riferisce, la parola che stiamo utilizzando, e soprattutto la sintassi, cioè le relazioni che legano le parti del discorso. Quello che dicevo prima, comprendere il collegamento che c'è tra l'ospedale e l'acquedotto, tra il catasto e il comune, tra la regione, l'ufficio della regione con l'ufficio del comune di un paese sperduto in Carnia o ovunque in montagna, è comprendere come si legano tra di loro queste parti del discorso. A questo modo qua, quello a cui auspicabilmente bisognerebbe arrivare è la capacità di una lettura tecnologica del territorio, o meglio ancora tecno-territoriale. Voi pensate a tutta quanta la bassa friulana, fondamentalmente era paludosa fino a qualche secolo fa, opere di bonifica, rendere abitabile il territorio, fare dei fossi in parte ai campi significa renderli coltivabili, modificare il territorio, costruire, deviare fiumi, costruire tralicci, dighe, disboscare, tutto quanto l'attività umana, questa sì millenaria, significa proprio intrattenere un dialogo tra la collettività che abita quel territorio e il territorio stesso. Ed è un dialogo millenario. Ogni popolo, ogni collettività specifica su questo pianeta ha avuto, ha maturato nel corso dei secoli, dei millenni, il suo stile di abitare il territorio. Un muretto a secco cinese sarà diverso da un muretto a secco sarto della Sardegna, però avrà in qualche modo la sua capacità, necessità tecnologica di sopperire alcuni bisogni, trattenere un terreno, colmare e così via. Sono soluzioni che l'umanità, gli umani hanno creato, in qualche modo trovato nel corso della loro vita, dovendo risolvere problemi comuni. Questa è una dimensione molto profonda. Quando dico qua di cultura tecnologica, mi interessa anche fare una distinzione. Non parlo di cultura scientifica. Abbiamo fatto le piramidi o le cattedrali del Medioevo, un sacco di cose, senza conoscere l'equazione di secondo grado, per dire. È un'intelligenza, molto più antica, un'intelligenza dell'occhio e della mano, come dicevo prima. Si tratta di ragionare, come peraltro diceva anche teorici studiosi delle comunicazioni anni 60, come oggetti tecnologici che sono protesi del nostro corpo, dei nostri sensi. Che sia un martello, che sia una lampadina, che sia un impianto siderurgico, sono delle estensioni, dei potenziamenti delle nostre capacità e sono esattamente quelle cose che ci permettono di agire sull'ambiente modificandolo, per permetterci di vincere una selezione naturale, direbbe appunto Darwin, anziché aspettare una mutazione genetica che vagamente vada d'accordo con delle mutate condizioni ambientali, noi abbiamo imparato come specie umana il linguaggio, scusate, una tecnologia, la democrazia è una tecnologia, l'abbiamo imparato a sviluppare degli strumenti per meglio intervenire sul territorio e renderlo favorevole al nostro vantaggio. Ci sono molti libri interessantissimi che parlano di come sia possibile tracciare queste rivoluzioni umane, partendo dalla rivoluzione sulla materia, anche l'agricoltura del Neolitico, l'invenzione del trasformare la pietra, trasformare il legno in metalli con la siderurgia, quindi innovazioni che riguardano la materia, l'energia necessaria per fare questo, ed esistono storie dell'umanità basate sulla progressiva capacità di impiegare in modo sempre migliore l'energia, pensate che so, dal fuoco all'acqua, al vento, ai mulini, ai canali, alle rivoluzioni del Medioevo, poi a quelle del vapore, della prima rivoluzione industriale e così via. Noi viviamo in un'epoca
società della conoscenza in cui l'informazione è diventato il bene economico per eccellenza. In realtà il bene economico sarebbe l'attenzione, che è diventata sempre minore, la cosa più preziosa. Ma vi farò un esempio che potrà sembrare prosaico, ma un personaggio come Berlusconi è sintomatico dal mio punto di vista. Perché? Perché ha costruito tra gli anni 60 e fino agli anni 70 un impero basato sui mattoni, cioè sugli atomi. Un imprenditore edile, Milano 2 e così via. Ha avuto fiuto di capire che stava succedendo qualcosa con il microprocessore del 72, con l'evoluzione dell'elettronica, con il PC, con le radio libere, con le TV libere di fine 70. Da imprenditore ha avuto fiuto di capire che lì potevano aprirsi con altri anche riferimenti cultura americana, che erano molto più avanti in campo di mass media, di comprendere come succedevano queste cose però in un settore immateriale, cioè nella televisione, nell'etere, nell'onda elettronica, nel campo dell'informazione, poi e così via. E ha costruito la seconda parte del suo impero in qualcosa che non si può toccare, ovvero elettroniche viaggiano, ok, si toccano, ma qualcosa che non è materiale in termini classici. Non è riduttivo applicare McLuhan mai, perché è un personaggio, rispondo a una domanda in chat, perché è un personaggio talmente variegato, si dice con aggettivazione sbagliata, con tante intuizioni strane in forma di aforismi o apparentemente autocontraddittorio, però ha avuto tantissime intuizioni tuttora molto valide per comprendere come il regno dell'elettrico, come diceva lui, già prefigurava quello che ne viviamo noi oggi, cioè la manipolazione, la società dello spettacolo, il modo come noi ragioniamo in termini di mass media, avendo interiorizzato dentro di noi la visione del mass media, che per dirlo in quegli anni, fine 50, primi 60, era molto avanti, perché o c'erano le critiche classiche alla televisione, alla stampa come propaganda degli anni 30 e 40, ma non si era ancora compreso quanto sarebbe nel futuro, a guardare dagli anni 50 agli anni 60, diffusa la televisione soprattutto e la capacità che avrebbe avuto di veicolare messaggi in maniera sottile. Non era più un titolo su un giornale, era manipolare le coscienze delle persone, e lì nasce tutto un altro filone importantissimo di critica, nel senso di capacità di conoscitiva e valutativa delle conseguenze a lungo termine dei mass media. Quando parlo di informazione, chiaramente torniamo al discorso di prima, sono da analizzare dei flussi conversazionali. L'esempio classico per ragionare del cambiamento che l'economia portata sul lato dell'informazione, e quindi sto parlando però degli ultimi 30-40 anni, non soltanto del web, vuol dire vedere cosa succede, ad esempio, in una smart city. Non è soltanto avere a che fare in questo caso con, certo, ci sono tutti quanti i fenomeni tecnologici da tenere in considerazione, internet degli oggetti, il wifi diffuso nelle piazze. Adesso, al di là dei ragionamenti se sia giusto farlo, poi sono arrivati nel frattempo i telefonini molto performanti, il wifi sembra addirittura obsoleto, ma è una questione di civiltà, una questione civica, dicevano fino a 5 anni fa, poter offrire wifi alla cittadinanza per accedere ai servizi delle pubbliche amministrazioni, ad esempio, fibra ottica che cambierà radicalmente la connettività veloce, veramente veloce, non per finta, nella fruizione fino in casa per ogni persona, fibra fino a casa, FTTH, sensoristica diffusa, lì ci sarebbe da parlare un mondo, perché quello che stanno sviluppando nelle università, nei centri di ricerca riguardo sensoristica è molto avanzato: riconoscimento facce, traffico, gestione dei cose, i tag per RFID, l'identificazione a radiofrequenza per gli oggetti. Cioè, mi sembra di pensare, mi viene a pensare un po' al diesel degli anni 90, cioè che era ancora il motore diesel per le automobili, che sono tutti quanti inquinati, d'accordo? Però la qualità del motore diesel è stata un po' rallentata, frenata, perché erano da ammortizzare un sacco di spese fatte sullo sviluppo del motore a benzina, sulla commercializzazione. In realtà il motore diesel avrebbe potuto essere
messo sul mercato molto prima, modificando completamente quello che poi è successo. In realtà, molte volte abbiamo visto storie di innovazioni tecnologiche bloccate per motivi di mercato che non hanno avuto fortuna, benché magari fossero di qualità superiore. Secondo me in questo momento ci sono molte cose che vengono tenute ferme perché faremo un salto verso il futuro non ancora assimilabile, metabolizzabile, per così dire. Ogni tanto spuntano articoli, quelli che riguardano l'industria 4.0 nel suo lato hardware, cioè robot in fabbrica, robe simili, e restiamo spesso basiti, sembra una qualcosa molto futuribile, e ogni tanto fa capolino un articolo su un giornale qualunque e ci mostra una realtà che sembrava futuro, ma in realtà è ben presente. Questo significa che ciò che sappiamo noi di com'è il mondo in questo momento non è esattamente la verità, tra virgolette. L'automazione, la robotica, la smart city, se ci fosse una volontà ben precisa di andare, sarebbe molto più praticato. Oppure, peggio con peggio, questa cosa viene fatta ma non viene raccontata. Un po' per la difficoltà di avere strumenti di interpretazione capaci di comprendere quello che viene raccontato, perché, un po' forse perché c'è un significato dietro. Fatto sta che io mi occupo spesso di cittadinanza digitale, cioè degli aspetti dei civic media, dell'utilizzo, la partecipazione delle collettività a meccanismi consultivi, decisionali, piattaforme elettroniche. Abbiamo a che fare con dei diritti. Fondamentalmente risaliamo noi lo stesso concetto di un diritto all'accesso all'informazione che ho come cittadino e anche a poter esprimere me stesso nei luoghi online che sono peculiari perché posso creare il mio spazio e ricavarmi un'identità. Ci sono, se voi pensate subito alle polemiche su Facebook riguardanti quello che è diffamazione o meno, chiaramente comprendete quanto sia cogente, quanto sia in questo momento caldissimo l'opportunità di riflettere su quale è l'ambito, la portata delle nostre parole negli ambienti digitali. Nessuno ha ben compreso, la legislazione non ce la fa a stare dietro ai tempi del cambiamento del tecnologico, dovendo per forza magari individuare reati. Spesso non c'è bisogno di nuove leggi, perché le vecchie leggi vanno bene, ma applicarle è diverso, perché non ho a che fare, ad esempio, mettiamo l'ipotesi che io debba censurare qualcosa. Se la comunicazione è uno a molti, come era con i giornali o con la televisione, se butto giù un'antenna, lascio al buio tutta quanta una zona geografica e ottengo una censura hardware, in qualche modo fisica. Ma se c'è qualcosa in rete che corre, che va dappertutto, viene duplicata, esiste in mille forme, prende mille rivoli, esiste contemporaneamente in più luoghi, sono intelligenze decentrate da Napster di 15 anni fa in poi, non c'è che il sapere conservato su un server, distruggo quel server, distruggo i terminali, non posso più accedere. È un'intelligenza distribuita, le conoscenze sono distribuite. Ho a che fare con fenomeni nuovi, questi sì, mai visti dalla specie umana, modi nuovi di trasferire conoscenza, costruirla e diffonderla, e non può essere affrontata con gli stessi strumenti. Con i paradigmi culturali, torno al discorso dell'inizio, con cui pensavamo la socialità e l'abitare questo pianeta fino a 30 anni fa. Sono tempi differenti con cui si muovono le cose, vediamo, sarà divertente, il futuro sarà divertentissimo, questo è chiaro. Non funziona, sì. Local awareness. Luoghi eloquenti, luoghi di elaborazione e coscienza di sé. Questo ci introduce un po', questa diapositiva, a quello che ho intenzione di far emergere dopo, cioè il fatto che se voi pensate, le forme artistiche da secoli a questa parte, teatro, pittura, letteratura, hanno tra gli altri il ruolo di fornire degli specchi a noi stessi. Noi ci vediamo, e questo dal teatro, da sempre, attraverso le forme artistiche, no? Allora è possibile mettere in scena una commedia che sotto mentite spoglie, sotto degli pseudonimi, in realtà parla dei luoghi di potere di 200 anni fa, dei Savognan o delle guerre con il papato, Guelfi e Ghibellini, o
quelli che erano qua in regione. In tal modo potevamo capire chi eravamo attraverso il nostro rifletterci nelle forme artistiche. Quello che permette poi la televisione, il cinema, il Novecento, la radio, hanno via via fatto acquisire nuove potenzialità, la sincronicità della radio, le dirette, la televisione, le dirette televisive, la narrazione ampia del cinema, mettendo in scena noi stessi. E questa cosa qua ha permesso di comprendere chi siamo come specie mentre abitiamo questo pianeta. Proprio la faccio amplissimo il discorso. Quello che accade oggi è questo accade con la rete. Secondo me, tutto quanto rimaniamo scandalizzati da quello che accade, dai commenti di una pagina Facebook, di un quotidiano, dal tenore dei commenti, dalla qualità dei commenti, perché fondamentalmente non pensavamo di essere così. Non pensavamo di essere così male, forse, viene da dire. Ma si vedono molte, molte cose molto, negative. Bisogna ricalibrare. Anche cose molto positive, scoperte, innovazioni, capacità, la scrittura diffusa, gente che sa scrivere e si pensava che non ce ne fosse più. 15 anni fa la gente apriva dei blog e si è scoperto che c'erano delle persone che sapevano scrivere molto bene, che ora sono diventate, guarda caso, magari giornalisti quotati o hanno aperto delle testate giornalistiche di riferimento, autori, scrittori, saggisti, nati con il blog, quindi con i 15 anni fa. Possibilità di esprimere se stessi, che è sempre un oggettivarsi e potersi guardare. Vedere quello che le collettività fanno, rimango in dimensione regionale perché è molto interessante vedere, misurare queste cose su una collettività piccola che pensa di conoscere se stessa, no? Il Friuli Venezia Giulia come il luogo dei gelsi che delimitano i piccoli campi, ad esempio. Quando i gelsi sono in realtà sono un oggetto tecnologico in quanto albero orientale cinese portato qua nel Settecento per la bachicoltura, per i bachi da seta. Però cancellata l'origine, l'importazione di quelle specie arboree, è diventato simbolo di una collettività, è stato caricato di un valore affettivo, emotivo. Questo è quello che dicevo prima rispetto al fatto che comprendere, avere degli strumenti di lettura tecnologica del territorio ci permette di comprendere il lavoro che poi la cultura ci ha fatto sopra. Quello che accade oggi con la possibilità di poter guardare se stessi nei commenti di Facebook o nel modo come la gente abita i vari luoghi, come ne dà immagine con gli strumenti, va bene, Instagram o Facebook, le fotografie, come vengono narrati i luoghi, è molto importante, molto interessante, perché stiamo costruendo i modi. Il web è un luogo tutto da esplorare. 15 anni fa era deserto, inabitato, non c'erano nemmeno le mappe. Piano piano alcuni pionieri hanno costruito prima degli avamposti, hanno iniziato ad abitare il web, hanno iniziato a tirare le prime autostrade, sono nati dei luoghi come stabilimenti di umanità, sono dei social network ampi, parliamo in Italia di 30 milioni di persone su Facebook, significa che tra camminando per strada, vedete persone tra i 15 anni e i 70 anni, uno su due è su Facebook fondamentalmente. Il local awareness ha permesso di vedere in modo diverso il territorio in cui abitiamo, guardare le montagne, guardare le narrazioni che ne vengono fatte, si scoprono cose e non è quello che pensavamo fosse. Questo a me interessa molto. Fateci caso, magari se vi capita di navigare. Un luogo. È un luogo tecnologico, non è una porzione di terreno come lo era 25.000 anni fa, no? È antropologicamente connotato, progettato, è un manufatto. Il prosciutto di San Daniele è tecnologia, è un oggetto tecnologico, la mozzarella è un oggetto tecnologico, il paesaggio è il più grande oggetto tecnologico realizzato dall'essere umano. In quanto è tutto antropico, no? Guardatevi intorno in questo momento, intorno a dove siete, non vi è nulla di naturale, è tutto quanto frutto, forse anche un pezzo di legno,
l'albero che avete fuori dalla finestra non è magari un'essenza autoctona, regionale che qui è stato piantato lì, o magari proprio non è nemmeno un albero di origine storica. A me interessa il fatto che sia migliorabile. Questa cosa viene spesso messa in secondo piano. Se l'abbiamo fatto noi, tecnologicamente progettandolo, realizzandolo al meglio delle nostre possibilità, chiaramente la siderurgia dei metalli tra il 500 e il XX secolo è migliorata incredibilmente nel costruire un acciaio di qualità. Vuol dire che possiamo migliorare applicando tecnologie migliori, o meglio ancora, un pensiero capace di gestire in modo migliore le tecnologie che utilizziamo. Questo vale sia per gli spazi fisici sia per gli spazi digitali. Nulla è dato, nulla è detto. Sul web chi pensa che tra il 2025 le cose saranno così e Facebook e Yahoo non ha molta dimestichezza con la storia né della tecnologia, che vengono soppiantate, ci sono rivoluzioni tecnologiche, culturali e scientifiche abbastanza rapide nel tempo, tantomeno in un campo nuovo, in continua esplosiva. Incremento, qual è quello delle tecnologie web o dell'informatica che vi sta sotto? Potrebbe veramente nascere stanotte un sedicenne di un paese friulano si inventa un'app che potrebbe domani modificare radicalmente i rapporti economici di uno Stato, un Facebook, un'app, un qualunque cosa. Chiaramente è difficile, si entra, però le potenzialità ci sono. Ed è qualcosa che possiamo noi fare agendo ora. Anche migliorare l'abitare degli spazi web digitali può essere realizzato in questo modo. Questa è una metafora semplice, però è un modo per mettere vicino due hardware su cui noi abitiamo, no? Il territorio fisico e il territorio fisico del computer. Ma se ci pensate, si assomigliano perché io ho dei luoghi di memoria, ho dei luoghi di elaborazione delle informazioni, ho delle pipeline, dei condotti che conducono l'informazione, in quel caso materia, energia, informazione, in questo caso, ho dei luoghi di generazione dell'energia, i luoghi della memoria sono le biblioteche, i luoghi sono le scuole, sono il catasto, il processore di una scheda madre è l'ufficio della giunta comunale, la giunta comunale di un comune qualunque dove vengono prese. Sono metafore che funzionano perché questi sono hardware. A quel punto il software è non solo la collettività che ci abita sopra, ma il modo come noi scriviamo la collettività. Se ci pensate, l'intelligenza di un informatico non è costruire, scrivere un buon codice, sarebbe un softwareista, un padrone dei linguaggi di programmazione, quello sì, sarebbe nel caso fosse a ragionare di hardware. Un ottimo ingegnere elettronico per costruire un buon hardware, una buona scheda madre. Lo sguardo migliore che può avere un informatico, nella sua accezione più nobile forse, è trovare la giusta relazione tra hardware e software, sapere cosa far girare sulla macchina, quale macchina serve per far girare quel programma o quell'innovazione. Negli anni 70, per dire, leggevo l'altro giorno, mentre progettavano i primi personal computer, il PC e Steve Jobs, e Bill Gates e gli altri, in termini teorici, sapevano bene cos'era una memoria, un disco fisso da 1 TB come abbiamo oggi normalmente, e facevano dei calcoli che riguardavano la creazione di macchine con quelle capacità, ma non vi era ancora la tecnologia sufficiente per realizzare quegli oggetti. Ma questo non ha impedito al pensiero di fare un passo in più e immaginarsi delle potenzialità. Trovare la giusta coerenza tra dove noi abitiamo fisicamente o anche dentro i luoghi digitali e il modo come lo abitiamo, il linguaggio con cui programmiamo il nostro abitare, il linguaggio dentro cui noi siamo, quanto abitiamo il linguaggio, è esattamente il compito che ci viene chiesto ora come cambiamento. Tutto questo vi dico perché? Perché è una
tutte quante teorie, comprensioni, cose ampie che sono sfuggite. In realtà c'è molta letteratura dagli anni Ottanta, basterebbe. Ogni tanto vengono fuori quelli che ci raccontano degli autori di fantascienza degli anni Ottanta, William Gibson o Bruce Sterling, il movimento cyberpunk, Philip Dick prima ancora negli anni '70, abbiamo visto Blade Runner, abbiamo visto robe sui robot, abbiamo visto, cioè letteratura, il tipo non narrativo. Certo, perché comprare, rispondo alla chat di Claudia. Perché comprare un mega di memoria 30 anni fa voleva dire spendere migliaia di euro di oggi, certo. Ovvero tutto quanto quello che è l'ambiente culturale dentro cui si è sviluppata la comprensione nostra odierna di ciò in cui noi viviamo, è stata un po' messa in disparte. Non ha avuto capacità di essere raccontata. C'era Negroponte a metà 90, c'era Pierre Lévy, sempre 20 anni fa. Dicevo prima, McLuhan in particolare, alcune proiezioni. Magari avesse la scuola, fin dalle primarie, raccontato cultura tecnologica, ad esempio. Se voi pensate, faccio l'ultimo esempio di cultura tecnologica, poi territoriale, tecnoterritoriale. Immaginate di raccontare a un bambino di quinta elementare cos'è l'interruttore della luce, deve seguire il filo dentro il muro fino alla lampadina, comprende un meccanismo semplice. Tra l'altro un interruttore non è un rubinetto, il continuo, il discreto, il digitale, l'arbitrario e così via. Sarebbe già una buona fonte di informazioni. In prima media gli fate studiare l'edificio, cioè l'impianto elettrico dell'intero edificio. In seconda media gli fate fare il quartiere dentro cui l'edificio insiste. Poi arrivate alla città, poi arrivate a un certo punto, questa persona auspicabilmente avrà alle superiori o quando va a votare una concezione del territorio che non è completamente fuori dal tempo. Ci sono i diciottenni che non sanno come funzionano le banche, la posta, come funziona, i meccanismi che muovono il mondo. Abbiamo assessori all'ambiente, esagero, faccio per polemica, che sono magari del WWF, ma non comprendono il tecnoterritorio, quindi non sono abili a ragionare su una diga elettrica o su un traliccio, su una condotta elettrica. Non è la stessa cosa. L'ambiente non è la natura. Noi viviamo in luoghi tecnologici, a maggior ragione oggi. Quindi se cominciassero, hanno provato però forse male nelle scuole a introdurre cultura digitale, che non è informatica e non è alfabetizzazione informatica. Riguarda saper gestire una password, non saper saldare un condensatore oppure saper programmare soltanto. È un discorso molto più ampio. Dicevo, se insieme alle innovazioni che via via in maniera esplosiva ci sono capitate addosso, dai telefonini, ai forum, alle chat, al computer, l'esplosione, ai social network, tutte, fosse nel contempo passata una visione più ampia, culturalmente più ampia di quello che stava accadendo, come cambiamento epocale, dopo la stampa, dopo i quotidiani, dopo i mass media del Novecento, è arrivato il web. Questo andrebbe raccontato per comprendere le dinamiche. Queste cose riguardano, poi se devo andare poi a domani a scrivere il territorio, progettare, la consapevolezza che sarebbe da instillare fino ai bambini della nostra identità mediatica, e c'è un problema in questo momento molto grave, ci sono fior di convegni. Presidentesse della Camera, Presidente della Camera che si muovono parlando direttamente con Facebook, peraltro, la signora Boldrini, su cosa fare, di cosa viene fatto online alle persone. Ci sono territori e gruppi, le community sono smart, le collettività devono essere smart dentro una smart city, ma vuol dire avere strumenti per comprendere la dimensione più ampia del cambiamento che stiamo vivendo. Cioè, posso insegnare l'aritmetica, certo, come nozione spicciola, però poi mi serve un ragionamento più ampio e che poi diventa algebra, poi diventa matematica, dentro cui l'aritmetica scopro essere una parte di un tutto. E ogni tanto bisogna anche raccontare un po' di teoria per far comprendere le pratiche che, attenzione, già facciamo quotidianamente noi, avendo a che fare con Facebook.
4 ore al giorno di media per cittadini, senza pensare ai ragazzi, cosa fanno e così via. Ogni forma di banca, pubblica amministrazione, advertising, comunicazione, aziende, negozi, meccanismi partecipativi, cittadinanza digitale, tutto cade dentro la rete, perché già il computer come macchina era stato in grado di riassumere in sé radio, disegno, letteratura, scritto, video e vari strumenti, macchina multimediale, connesso è ancora un'altra cosa diventato, è il sistema operativo dell'umanità, internet, dove noi facciamo girare i nostri programmi, qualunque di questi che ho detto prima, sia aziendali, imprenditoriali, di cittadinanza, di partecipazione, politici, di informazione. Empowerment cosa vuol dire? Significa, sarebbe tratto dalla psicologia individuale, no? Quelle pratiche anche dentro le aziende o anche in psicologia individuale, con cui si cerca in qualche modo di migliorare la percezione di sé e l'autostima, conseguentemente. Non è l'autostima l'obiettivo, ma migliorare, rinforzare, rigenerare, dare energia nuovamente all'identità. Le collettività che, secondo me, in questo momento stanno prendendo consapevolezza di sé grazie alla rappresentazione di sé che vedono dentro la rete, per come emerge nuova, vedono emergere i friulani, non sono quelli che pensavano di essere 15 anni fa, quello mi viene in mente da pensare, o i lombardi e i siciliani, stesso discorso. Possono, vedono, hanno più informazioni di un certo tipo. Rispondo alla domanda di Riccardo perché è un tasto dolente, perché ha a che fare con il vecchio problema italiano della cultura alta e della cultura bassa, fondamentalmente. Oh, poi vediamo di Claudia, perché la cultura italiana è quella del classico, rispettabilissimo, vorrei aver fatto il classico. Però se non fai letteratura e leggi la poesia non è sufficiente per comprendere il mondo. Quando per comprendere il mondo, dicevo prima, va bene tutto quanto, ma come funziona una banca per non farsi fregare, come si vota, cos'è la rappresentanza politica, cos'è costruire una strada. Ma concretamente, cioè non tanto il perché, ma il come vengono fatte le cose, che è cultura tecnologica in particolare, deve essere altamente promossa a livello scolastico. Forse anche un approccio laboratoriale, ad esempio, ci sono in giro su YouTube i filmati di le scuole svedesi, o anche immagino a Reggio Emilia, o anche da qualche parte da noi alle medie, però non alle primarie. Un laboratorio di falegnameria, costruire una chitarra, saldare due fili, due LED, costruire, fare dei piccoli robot. Stanno facendo delle cose nelle scuole in questo momento. Nel piano nazionale della scuola nuovo, quello detto buona scuola, ci sono degli spazi di programmazione, di linguaggio. Il mio timore è che, come al solito, ci si affida a insegnanti che non hanno ben chiaro l'ombrello teorico ampio, culturale del cambiamento. Quindi insegnano l'alfabeto, ma non a costruire i discorsi. Poi, mettere insieme delle parole, fare una frase sensata, magari per caso può avvenire, ma co collegare frasi diventa un lavoro interessante a quel punto. Collegare paragrafi, collegare capitoli, collegare libri diventa cultura, cioè alzarsi dal livello base, che comunque va garantito, non, vanno compresi alcuni meccanismi del computer per come funzionano. Ma la potenzialità di quello che può essere fatto. Se non ci sei, non esisti, no? C'è un problema che riguarda, va bene, questo qua lo vediamo dopo del cloud, se non ci sei, non esisti. Martina dice che bisogna cercare. Ah no, questa è una battaglia che non mi sento né di sostenere né di. Cioè, lo smartphone è il vecchio sogno di Star Trek o di molta letteratura. Galileo scriveva: che bello se io potessi, ovunque sono,
fare un disegno di quello che vedi o spedirlo. Stava descrivendo fondamentalmente una fotografia con l'allegato da mandare a qualcuno come allegato tramite, no? È un vecchio sogno dell'umanità quello di avere un dispositivo che faccia per noi alcune cose, compresa la memoria, forse troppo, ma che possa descrivere stati del mondo con la fotografia e con il video. Il mondo è decisamente smartphone. Il mondo in Italia c'è stato recentemente il superamento da parte del mobile rispetto al fisso nella fruizione del web, chiaramente Facebook e siti di informazione giornalistica. Il grave del computer è che è stato però sempre raccontato questo bussolotto grigio di metallo come molto ingegneristico, quindi è sempre stato visto come un corpo estraneo, torno a parlare delle classi scolastiche, ad esempio, no? Quando invece l'avessero fatto, mi viene una vecchia battuta, ma se l'avessero rivestito di legno, il computer, quello fisso sotto la scrivania, sarebbe entrato in un altro modo nella percezione di come veniva veicolato questo oggetto che era una finestra, una porta, un microfono e un luogo aperto verso il mondo. Ovvero, come abbiamo raccontato. Torno al discorso mio, come abbiamo raccontato questa rivoluzione negli ultimi 20 anni? La stampa italiana ha delle colpe grandissime riguardo all'innovazione tecnologica e digitale che è avvenuta, perché fino a 5 anni fa parlava del web soltanto per motivi aneddotici. Trovata la cura, l'olio di San Lorenzo, l'informazione, Wikipedia, Treccani sarebbe meglio, no? Di questo e quell'altro. Che ne so, la mafia usa la mail, certo che usa la mail, volete mica che mi faccia i pizzini continuamente, no? Allora bisognava subito scandalizzarsi e scagliarsi contro. In realtà non si comprendeva e non si comprende tuttora quello che è avvenuto. Non è un messaggio nuovo, sono messaggi nuovi o forse anche vecchi, ma che cadono in un contesto completamente nuovo. Nel momento in cui 25 anni fa avete avuto per le mani un videoprocessore per scrivere, un word processor, come si chiama? Word o quello che avete. Vi siete accorti? Sono riflessioni degli anni 80 questo, che scrivere non è più la stessa cosa rispetto ad avere due taccuini, la brutta e la bella, più quaderni aperti sulle scrivanie. Gente, persone, scrittori famosi avevano più scrivanie su cui organizzavano il lavoro. Pensate a cosa vuol dire in termini economici. Duplicare una piroga scavata nel legno 4.000 anni fa, dovevi prendere un altro tronco, metterci il fuoco, scavarlo. Occorreva, come al solito, materia, energia, informazione, il legno, il fuoco, l'informazione che è il know-how per fare questa cosa, un esperto, un sapere. Dovevi creare un altro oggetto uguale che costava altrettanto. Voi dovete duplicare il vostro file di Word oggi. Fate Ctrl-C, Ctrl-V del file e avete migliaia di file uguali, copie del file originale. Ora, un'economia, una legislazione, una giurisprudenza che si basa sul valore della copia, perché misurata in termini economici sulla materia, è chiaro che la Canon mi costa tanto quanto quell'altra, perché, a meno che non ne faccia 1.000, che io sappia già che me ne comprano 1.000, mi costa altrettanto fare la numero 2. Ma fare la numero 2 di un file non costa nulla. Eppure l'economia ancora si muove come se la materia valesse, ma non siamo più dentro un'economia immateriale. Ed è l'esempio classico. Le cose continuano a funzionare secondo schemi, criteri vecchi, non più adeguati al mondo che ci circondano. A come si crea valore nel mondo che ci circonda, cioè attraverso schermi, cellulari, modo di fare le cose, interagire, partecipare, permettere alle collettività di esprimersi. In questo modo, dicevo, le collettività ricevono come un empowerment dal vedersi in questi nuovi specchi che è il web e che sono i luoghi di socialità digitale, luoghi di socialità connessa. Partecipazione, uno stile unico dell'abitare come identità, trasparenza, comunicazione pubblica, sono leggi dello Stato italiano a cui con ritardo ma ci si è dovuti adeguare,
no? Le varie leggi sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Non è più che il segretario comunale può nascondere una delibera da qualche parte, la mette in un albo pretorio sperduto e nessuno viene a sapere niente di un appalto, di una modifica. Lui per legge è obbligato a pubblicare le cose. Sono concessioni dalla Bassanini del 90, metà 90 si parte grosso modo con questi cambiamenti, quindi è parallelo al web in pratica. Però fa vedere che è cambiato il modo di concepire l'abitare il pianeta da parte delle collettività e delle istituzioni, tutte coinvolte nello stesso gioco. Il comune di Udine, il comune di qualunque paese, è su Facebook con la sua pagina o al suo account Twitter. La disintermediazione rispetto a non occorre più per il sindaco convocare una conferenza stampa con i sindaci e poi il giorno dopo uscirà quello che ha detto con una scrittura vagamente adeguata o messa a posto rispetto all'intenzionalità comunicativa. Scrive, il sindaco twitta, no? Direttamente. Alcuni hanno imparato subito cosa volesse dire la grammatica dello strumento proprio, cioè come usarlo, come utilizzarlo. Qualcuno non ha capito, abbiamo visto delle gaffe terribili negli ultimi 10 anni, perché sono consapevolezze fini da guadagnare rispetto ai nuovi, non ai nuovi messaggi, ripeto, ai nuovi contesti. È il contesto che dà il senso al messaggio che noi pronunciamo. Oh, c'è moltissimo da lavorare sulle amministrazioni in rete, tant'è vero che sono anche perseguibili perché non fanno quello che la legge dice loro di fare, che impone loro di fare, perché manca una cultura. La rete è orizzontale, paritetica. Si basa sulla fiducia, sulla partecipazione, non è una cosa, non può esserlo. Gerarchica, verticale, organizzata, non posso censurarla come nei termini classici, posso fare altre manovre. La commutazione a pacchetto, che è proprio il requisito informatico su cui funziona la connessione tra i vari computer, è una cosa molto vecchia, molto stupida. Questo viene detto anche molte volte. Spesso detto, la rete, l'HTML è un linguaggio stupido e facile, altri programmi, costruire delle cose. Questo ne ha permesso la sua diffusione rapida. Il fatto che 20 anni fa passavo una notte sopra dei forum di nerd, di appassionati smanettoni, capivo come fare delle cose, come realizzare degli oggetti informatici e io stesso da neofita, provavo a costruire delle cose. Magari ho sviluppato una parte di un blog, di un forum, un driver per la stampante, non lo so, ma permette di fare questo. È terribilmente democratica. Tra l'altro viene anche mantenuta, ad esempio, quando ci sono le polemiche su quando le telco, le compagnie telefoniche vorrebbero introdurre dei percorsi preferenziali per la connettività. Se tu vuoi questo contenuto qui, paghi di più, però la tua connettività va più veloce. Norme europee stabiliscono che questa cosa non si può fare. La neutralità della rete è una delle garanzie, anche democratiche, dello sviluppo dell'ambiente dentro cui viviamo. Perché la mail di Berlusconi, che dicevo prima, va veloce come la mia, non è che prende delle strade prioritarie, deve fare i suoi nodi e arrivare a destinazione. Avere consapevolezza, questo è finale. Avendo queste grammatiche, quindi vado a individuare dentro la rete le grammatiche che dicevo prima, come sono fatte le parti del discorso, che potrebbe essere un tweet a 140 caratteri. Sono limitazioni e necessità che possono diventare anche potenzialità. Un tweet deve essere, faccio l'esempio di Twitter, ha una sua semantica, mi riferisco ad esempio a un fatto concreto con una fotografia oppure con un link a qualcosa che è stato riferito, quindi possiede un contenuto, veicola un contenuto, un'opinione se viene scritta. Ha una sua sintassi perché posso mettere chiocciola a qualcuno e moltiplico la sua capacità di riferirsi ad altri, di innescare conversazioni. Lui stesso è all'interno di un ecosistema, di un ambiente ben preciso dove funzionano certe regole. Twitter non è Facebook. Twitter a sua volta è molto legato ai giornalisti, ad esempio, nell'uso professionale che se ne fa in Italia. Non sono 30 milioni come Facebook, però insomma credo che quasi 10 milioni o un po' meno arrivi, 6 milioni arrivi Twitter. Però è dentro una nicchia, la rete è fatta a nicchia, lo spazio è infinito.
Quindi non è necessario decidere cosa fare coesistere sul territorio. Se faccio una fabbrica, non faccio una scuola sullo stesso appezzamento di terreno. Qua posso creare tutto quanto quello che voglio e le cose si legano tra di loro. Abito delle nicchie. Io stesso come identità nel mondo fisico sono zio, padre, studente, professionista e votante. Dentro la rete posso avere molte altre personalità, secondo come nei vari ambienti in cui mi esprimo, e posso anche avere identità fittizie o essere anonimo, certamente. Acquisto altre identità che costruiscono me stesso. Se volete sempre l'aspetto pedagogico, educativo, se vi piace, l'esperimentazione di un sedicenne, di una sedicenne che prova a scoprire chi è se stessa oggi, fotografandosi con i selfie, con l'Instagram, con la rappresentazione di sé che dà negli ambienti mediatici, quindi con la rappresentazione mediatica, è di meravigliosa necessità di studio attuale, perché l'umanità non ha mai visto una cosa simile. Si potevano vedere le stesse cose, specchiarsi nelle vetrine, agghindarsi per una festa, per il ballo, per carnevale, provare a giocarsi identità, personalità differenti in quello che siamo. Ma oggi siamo in un regno decisamente diverso delle possibilità di essere chi siamo. Abbiamo molta più possibilità di scelta delle parole che usiamo, del lessico, della posizione, chi vogliamo essere agli occhi degli altri, come vogliamo essere trattati. Sono le solite dinamiche psicologiche, classiche, dello stare al mondo, se volete, ma in un ambiente nuovo che ha le sue grammatiche. Dicevo di Twitter, se Twitter è molto giornalistico, quando scrivo su Twitter faccio in modo di essere collegato, di essere richiamato, ritwittato, di chiamare certi account, scopro chi sono gli influencer di quell'argomento, vediamo se devo farlo per motivi aziendali, devo promuovere il mio prodotto, il mio servizio, cerco di fare in modo che qualcuno che ha molti follower mi ritwitti oppure che mi risponda, in modo tale che il suo messaggio, visto da 30.000 persone, veicoli il mio messaggio. Non devo più spendere 1 milione di una pagina di un quotidiano per andare a colpire non so chi, sperando di pescare nel mucchio quello che poi domani viene a comprare la mia lavatrice che io produco, perché sono un'azienda che produce lavatrici. Le profilature di advertising su Facebook e su Twitter, su Instagram, sono molto più mirate. So già che vado a seminare il mio messaggio. E spesso non riguarda nemmeno tanto la qualità del bene o del servizio, quanto il sogno che promuove, no? Conosciamo, si chiama di un marketing emozionale, tribale nelle sue modalità di diffusione, di comunicazione, di viralità. E fare in modo che questa cosa qua venga soprattutto che provochi engagement, coinvolgimento. Io, il mio ideale non è colpire 1 milione di persone, colpirne 100, i quali a loro volta o hanno a loro volta, ognuno di loro, 1.000 follower, oppure ognuno di loro a sua volta ritwitterà, ripubblicherà, ricondividerà da qualche parte il mio messaggio. E diventano 100 per ognuno di loro, diventano 100 per 100. E poi e così via. In questo modo metto in moto delle catene di valore nella diffusione del mio messaggio. Sono esempi piccoli che abbiamo anche appreso nel corso degli ultimi anni su come funziona diversamente l'ambiente web. In questo caso imprenditoriale, per diffondere un messaggio. Certo che vendere emozioni, tutto quanto lì il problema. Ti dirò di più, poi ci sono un paio di frasi. Ostia, è molto tardi, scusatemi tanto. Comunque, ci sarebbe necessità sul territorio di avere dei luoghi per adunare questi flussi di comunicazione. Si chiamavano una volta urban center, però erano pensati per cose che non sono digitali, cioè era prima del web, dove c'è l'ascolto, si elaborano le informazioni, potrebbe essere una scuola, una redazione diffusa, un'agenzia giovani, un gruppo giovanile sul territorio, di fare questo un cervelletto, non occorre un cervello, basta un cervelletto che raduni e organizzi i segnali nervosi che corrono sul tessuto della socialità di un territorio, di una città o di una estensione geografica. Questa era la vecchia visione di un urban center, sviluppato da architetti, come però urbanisti con la capacità di concepire l'importanza del far gestire
le informazioni e manca, cioè manca un luogo in cui, come una polla di risorgiva delle acque a Codroipo, no? Lungo la Napoleonica, un luogo in cui tutto l'underground, quello che in qualche modo emerga, le notizie che raccontano di Udine dovrebbero da qualche parte emergere ed essere con una curation, quindi ascolto, selezione, reimpaginazione, ripubblicazione, una catena di lavoro, essere rimesse a disposizione della cittadinanza, di modo che abbiano rapidamente un polso della situazione su cos'è proprio Udine o qualunque altro hashtag, argomento sia da identificare. Una volta questa cosa si faceva, se poi diventa aumentato, diventano tutte quante queste pratiche collegate, diventa il government, il participation, abbiamo una cultura aperta. Una city dashboard sarebbe molto semplice, se voi guardate tipo London City Dashboard o anche altre città, città di Londra o altre, un pannello, una schermata sola di computer in cui vedete tutti quanti i dati di una città, situazione in tempo reale, quanta CO2, quante particelle sono nell'aria, quanto è l'inquinamento, temperatura, traffico, dove sono le vie, mappe e lavori in corso, cioè una situazione in tempo reale, visiva. Perché lavoriamo dentro una cultura visiva, di mappe soprattutto, parliamo di territori anche, in cui sia possibile rappresentare tutto quanto quello che riguarda il nostro abitare. Se devo progettare, ad esempio, a finalità turistica oppure aziendale come brand e reputation proprio, qual è il grande errore? Pensare di arrivare giù con la forza dell'azienda che entra nel mercato e lancia il suo messaggio, ma non funziona così. La rete è fatta, dicevo prima, di nicchie, di luoghi di ascolto, di community. Devo partire dall'ascolto, comprendere cosa si parla in quel luogo. Non posso andare dentro un gruppo di Facebook, dove stanno parlando della qualità dei componenti del motore di una moto e dire comprate la mia moto, comprate, perché non mi dicono, non si fa così, mi dicono, c'è il galateo, leggi il manuale prima, ti dicono, no? Guarda le conversazioni precedenti, si sarebbe detto nei forum 15 anni fa o 20 anni fa, prima di arrivare pensando di essere nuovo, cioè abbi rispetto di un luogo conversazionale, non è una mass media televisione che bombarda messaggi, è diverso, sono persone che parlano e relazioni umane, e tono di voce. Fare curation, format identitario di narrazione. L'idea dell'evocazione territoriale, ad esempio, è molto vecchia, no? In ambito turistico. Sviluppare quei prodotti e servizi che però siano attagliati, ritagliati sopra quello che quel luogo, quella località, è già in grado per storia propria di offrire. Chiaramente San Daniele, il prosciutto, la trota, e il Collio, e il vino, e la pannocchia, e la blave, e così via, in Friuli o cose simili. O le formaggi in giro. Non è più sufficiente perché io devo non soltanto costruire un servizio sopra queste vocazioni territoriali, ma devo essere capace di raccontare una storia con il giusto tono di voce, devo essere capace di coinvolgere le persone in una narrazione territoriale. Allora, se sono un sindaco oppure un assessore di un piccolo paese, io faccio in modo che tutto il paese, in qualche modo, con un hashtag, mi verrebbe da dire, no? Partecipi alla costruzione della narrazione territoriale. Le scuole fanno ogni anno, ogni scuola di questo territorio qui, creano un sacco di materiali in PowerPoint o siti web che poi pubblicano, i cassonetti della raccolta differenziata, la cava, i luoghi storici della Prima Guerra Mondiale, tutte quante le varie ricerche che fanno nelle scuole, ad esempio. Pubblicate, ben indicizzate, diventano importanti come per la loro capacità di far emergere il senso di un luogo. Poi, quando poi diventerà magari a finalità turistica, di promozione territoriale, della qualità dell'abitare su quel territorio, tutte queste diventano risorse che diventeranno visibili agli occhi di chi cerca il nostro territorio. Perché un turista non è che cerca soltanto l'albergo lì, non funziona così. Cerca il letto e quando ha accorto che comunque quell'albergo lì, quella cosa lì, va a cercare qualcosa da fare. Allora la nostra parola chiave in questo caso diventa progettare esperienze. Questa qua è per dire tutta quanta, ed è anche vecchio questo schema qua, tutti quanti i luoghi di conversazione che ci sono in giro, ascoltare, imparare, condividere.
No, sempre senza timore, non è più epoca di proprietà intellettuale, proprietà privata del sapere. Sarebbe tutto quanto un altro discorso da fare questo su perché le società moderne, industria o meno che sia, anche libri riguardano la condivisione. Quello che devo fare io, e forse credo di riprenderlo dopo, adesso vediamo, è progettare esperienze per una community. Questa è una frase da segnarsi, se vuoi. Cioè, devo, qualunque cosa io devo organizzare, una campagna di social media, su Instagram, in giro, su Facebook, catturare l'advertising, vendere un prodotto oppure un servizio, devo ragionare sul progettare esperienze. Progettare vuol dire padronanza del contesto in cui cade il messaggio, sia nel costruirlo, nel realizzarlo e nel saperlo proporre. Costruire e progettare esperienze. Si diceva prima, no, vendere emozioni, marketing emozionale, devo costruire una storia, catturare, farmi leggere. Questo vale da web writing, dalle prime due righe della cosa che scrivo, che non è un comunicato stampa, alle invenzioni che ho per scrivere come Real Time che ieri ha scritto. Un amore non è un errore, ha scritto un amore con l'apostrofo. No, molti si sono scagliati, questa cosa qua è risuonata in rete, è arrivata fino sui giornali per dire quanto esondi, e poi ci si è accorti che era ovviamente una campagna costruita, anche in maniera intelligente. Poi uno può giudicare la qualità del messaggio che passa, questo e quell'altro, ma è stato fatto qualcosa di coerente rispetto alla costruzione comunicativa pubblicitaria. Progettare esperienze per il destinatario, ma il destinatario non è un singolo. Il destinatario, noi siamo gruppi online, no? Dicevo prima, siamo tribù, tutti quanti quelli a cui piace la moto rossa, quelli a cui piace mangiare vegano, quelli a cui piace guardare Netflix con quelle cose fatte lì. E ci trovi nelle community specifiche, ora sai dove vai ad andare a cercarci. E nelle community già stanno parlando di noi. Un'azienda può permettersi di stare zitta, ma non di ignorare ciò che di lei viene detto in questo momento in rete, perché già stanno parlando. Da qualche parte c'è un forum in cui parlano male delle scarpe Adidas. Adidas può dire vabbè, oppure provare a ascoltare quello che dicono. Molte aziende, mi viene in mente proprio la Ducati, perché era uno dei casi storici, credo fosse la Ducati. Che a un certo punto andava anche male come azienda, ha chiesto ai suoi clienti online, parlo di 10 anni fa circa, dateci una mano, come vorreste fosse la moto? E questi, chiaramente quelle persone lì, quelli che si iscrivono a un forum, partecipano, scrivono 1.000 messaggi al mese sul carburatore, sono i migliori clienti, sono quelli esperti, hanno molta competenza, sono preziosi, sono ricchi, sono risorsa. Per l'azienda. Da qui nasce tutta quanta le campagne nuove che riguardano saper usare la ricchezza delle nicchie che frequenti per migliorare il tuo stesso prodotto. Cioè, ascolta, sono loro i portatori di interesse veri, no? E non sono stupidi, sono 1.000 persone, ti danno un'indicazione, sposta il laccetto sulla scarpa che dà fastidio, messo lì, progetta la scarpa in un altro modo e farai un bel lavoro. Costruisci qualità migliore, sia nell'abitare, perché il linguaggio in quel caso, perché c'è ascolto con la tua community di riferimento. Quindi progettare esperienze per una community, individuare la community, entrare con il giusto tono di voce, con rispetto, ascoltare, promuovere, capire, portare da un'altra parte, sviluppare consapevolezza, saperi, competenza. Sono lavori che dicevo prima, sono sottili. Non è una martellata di una prima pagina, di una pagina intera di un quotidiano. È un lavoro lungo nel tempo, però costruirà quella cosa nel tempo che è fiducia, che è reputazione, che è la vera moneta spendibile per i prossimi decenni nella rete. Mantenere nel tempo una reputazione. Chi arriverà su Amazon o da qualche parte, qualunque vetrina, store online e vedrà il vostro nome avrà automaticamente nel cervello una correlazione che lo porta verso una dimensione di qualità. Per come vi siete comportati, parlo delle aziende o anche delle pubbliche amministrazioni, nel passato rispetto a rispondere a quell'oggetto o quest'altra cosa. Questa è la vera moneta preziosa. Ora, per chiudere rapidamente, poi facciamo giusto un giochino e abbiamo finito, vi faccio un sondaggio.
che riguarda una situazione in cui un giapponese compra, faremo anche pubblicità a Keber qua del Collio, un giapponese compra una bottiglia di vino, se la fa spedire online, ma non credo, la compra nel supermercato a Tokyo. E come tutti quanti al mondo, a un certo punto, prende in mano la bottiglia di vino, gira l'etichetta e legge dietro Friuli. No? A me, perché sapete, le ricerche su Google sono personalizzate secondo lo storico delle nostre ricerche proprio, no? A me vengono fuori queste cose qua che riguardano il Friuli. I primi 10 risultati che vengono fuori su Google scrivendo Friuli sono l'identità del Friuli agli occhi del mondo. Poco da fare. Non è una fotografia, è dinamica la cosa. Domani potrebbe emergere un blog molto seguito da milioni di persone di un friulano, diventa nei primi 5 della ricerca su Google. Ma agli occhi di chi scrive Friuli, o Friuli Venezia Giulia, quello è il Friuli per il suo significato. Quello dicevo di costruire l'immagine dinamica che ci viene dato. In realtà, se il giapponese cerca sulle mappe Friuli Venezia Giulia, non gli uscirà questo, ma ad esempio sulle mappe gli uscirà, ho fatto la ricerca mettendo Google in giapponese e vediamo quelli che sono stati capaci di comprendere, si chiama internazionalizzazione, chiunque di voi abbia a che fare con marketing internazionale sa bene che proprio queste cose che ho appena detto vanno comprese, cioè la capacità di comprendere, di decodificare. Di padroneggiare le grammatiche di luoghi diversi, dove il web è diverso. In Cina o in Giappone la chat contiene un negozio, il social network è anche un luogo per scambio di beni e di oggetti, la chat per conoscere anime gemelle è anche un luogo dove puoi fare ricerche dei negozi, cioè non è Facebook, Twitter, Instagram, Google, festa finita, quello che facciamo noi, le varie cose. Questi locali, questi luoghi qua escono in una ricerca in giapponese su Friuli Collio. Quindi quel giapponese che ha visto la bottiglia, vuole avere esperienza di quello che sta bevendo, sa che il Collio è un luogo rinomato, non è, si è comprato quella bottiglia lì, l'ho comprata per caso, ma non lo so, vede come è fatto il territorio, emergono delle cose, può cliccare in giro sui luoghi che vengono segnalati, comprende. La zona geografica, poi andrà a cercare, emerge l'idea del territorio mediato che tutti noi contribuiamo a costruire quotidianamente con un commento, con una foto su Instagram, su come nei vari modi con cui questo accade. E questo emerge, questa è l'identità mediatica dei territori per come noi stessi coralmente produciamo partecipando. Allora, vediamo quel sondaggio rapido che vi dicevo. Quanto siete portati a geolocalizzarvi, geotaggarvi? Vi lascio del tempo, avete tempo per rispondere. Quei 30 secondi per comprendere. Credo sia scelta multipla, potete metterne anche più di una. Anche qua a me scoccia molto che si stanno emergendo, sta emergendo Facebook per fare lavori che non erano suoi, no? Avendo comprato Foursquare, è diventato Swarm, perché c'è sotto una cosa importantissima, quella local awareness che vi dicevo prima, cioè. Voi siete in un luogo completamente tracciati dal vostro telefonino, nei vostri itinerari, percorsi, e chiedete come al solito qual è il ristorante più vicino e lui vi dice qual è il ristorante più vicino, la qualità, il giudizio dei cosi. Ah, comunque Google mantiene, sono contento, mantiene la sua predominanza come luogo per il geotag. Instagram sta diventando un luogo altro su cui andare, a parte dei giovani, sapete, i giovani non vanno, sono solo su Facebook, usano molto più Instagram o Snapchat oppure altri ambienti sociali, digitali.
poter taggare se stessi, quindi costruisce, avete notato anche i meccanismi di feedback che ci dà Google Local Guide, cioè darci consigli, scrivere una recensione, non le stelline. C'è anche il prossimo. La banca larga, magari la banca larga. Rispondo a Giorgio, sì, devi cercare, c'erano nei materiali del seminario di Giampiero Riva, credo, di qualche giorno fa, sempre seminario IAL, questo, c'erano strumenti per verificare le coperture di banda larga su scala nazionale, se è il caso di TIM o degli altri fornitori. E comunque dovrebbero essere anche, ogni tanto vengono coperte da statistiche pubbliche tipo Istat o altre, perché sono diventati dei marcatori, dei indicatori della qualità dell'abitare sul territorio, proprio la diffusione di banda larga. Sì, c'era il progetto dell'Enel, però entriamo in discorsi ampi e lunghi che non sono fuori luogo. C'era un sondaggio successivo che può andare. Leggete le recensioni, sì. C'era anche uno, sempre 30 secondi circa. C'era anche uno scandalo tempo fa, più volte, uno scandalo riguardante la falsità delle recensioni oppure la manipolazione, le manovre da parte dei ristoratori, degli alberghi per evitare i commenti negativi oppure pagando per avere commenti positivi. Che bene. Certo, perché sono importantissime, proprio quello che dicevo prima, l'emergere della qualità dei luoghi, dei viaggi, dei servizi, del territorio, passa attraverso, chiaramente non posso fidarmi di 5 persone, ma se le persone cominciano a essere 100, 1000, 10.000 nel partecipare a qualcosa di corale, come mai prima è stato possibile realizzare? Mediamente avete un campione rappresentativo dell'universo statistico che è sicuramente valido in termini di ragionamento. E diventano cose preziose. Questo è per sapere, c'è ancora un altro sondaggio, per sapere la nostra stessa propensione a partecipare. Quindi, quando frequento qualcosa, voi lasciate delle recensioni. Oddio, non viene sempre la voglia, posso capire, no? Magari il bello di Google, Local Guide, che vedevamo prima, che dopo ti ricorda magari anche il giorno dopo, caricando le foto, perché vuole che voi carichiate le foto dal cellulare direttamente sui vostri spazi, di taggare i luoghi, vuole le recensioni. Beh, bene, dai. 2/3. Questo contribuisce a quello che dicevo prima, cioè il fatto che noi siamo i fautori, gli autori della qualità dell'abitare. Questa è responsabilità personale, consapevolezza nell'uso degli strumenti. Ok. Non c'è nessun sondaggio dopo, credo. Possiamo chiudere. Ah, no, c'è quello delle stelline, certo, c'erano anche delle ragionamenti che riguardavano per Andrea, giustissimo, esatto. Cerco di cogliere quegli aspetti che possono servire ai futuri fruitori del servizio del turismo. Questo qua era una polemica recente. Se provate a scrivere o trovare su Facebook qualche guru vi racconta perché le stelline sono un po' un inganno. Tra medie statistiche, tra facilità di espressione di un giudizio, tra 0 e 100, recensione estesa. Esatto, secondo come diceva Andrea, cioè proprio in chat, ovvero individuare quelle caratteristiche del luogo che so che possono tornare utili al viaggiatore, al fruitore del servizio che verrà dopo di me. Esattamente quello che io so che andrei a cercare, mi serve sapere se c'è un garage, se c'è la che ora chiude, queste cose qui. Cerco di fornire informazioni concrete. Questo è l'approccio.
l'approccio utile poi a costruire qualità della fruizione. Questo qua era l'esempio che vi facevo del Giappone e mi interessava proprio quella cosa lì, cioè come emerge nel luogo ormai planetario connesso in tempo reale in cui abitiamo. Certo. No, però dicevo proprio quel discorso qua, no? Costruire insieme, se riusciamo a progettare un'agenzia di turismo, un agente di viaggio, una guida museale o del territorio, un assessorato di un comune alla cultura e al turismo, piccolo per quanto sia il comune, una manovra di promoturismo FVG con un bel budget e una campagna di advertising. Oltre ai droni per far vedere il paesaggio, costruire un po' di emozioni, far emergere quelle narrazioni del territorio che già ci sono, solo che sono slegate. Occorrerebbe trovare dei modi, lo urban center che dicevo prima, far ragionare i ragazzi su cosa vuol dire coordinare i flussi che emergono, in cui racconto tutto quanto, non soltanto appunto le cose negative che trovo, ma le belle esperienze che faccio, le cose che posso vedere e organizzo il tutto con una narrazione, uno storytelling. Ci sono le regole per fare digital storytelling, ci sono i professionisti, anche questa cosa qua da dire però, se avete aziende o meno, se voi siete professionisti, non è più come 5 anni fa soltanto in cui una persona che gli chiedevate un sito per 200 euro, lui faceva l'informatico, il web designer, la grafica, scriveva i testi, ritagliava le foto, pubblicava, garantiva la reperibilità del sito con tecniche SEO di ottimizzazione sui motori di ricerca e provvedeva a fare una campagna di lancio su Facebook. Questo è improponibile. Improponibile perché non si è talmente sofisticata la situazione dell'advertising online che anche per riconoscimento proprio ufficiale. Si tratta di professionalità diverse che vanno riconosciute, chiaramente da professionista dico adeguatamente ricompensate, perché sono frutto di esperienze, di errori, di anni. Abbiamo tutti quanti, se nessuno è nato che abbia più di appunto 35 anni dentro il web, i nativi digitali, loro stanno arrivando a essere quelli, e loro sono nati con il web, che non vuol dire che siano bravi, però hanno vissuto una diversa esperienza esistenziale nel vedersi sempre vicino a un computer e i telefonini fino a quando erano bambini e così via. Fare le cose bene come ogni lavoro, architetto, meccanico, la signora delle pulizie o signore delle pulizie, qualunque cosa costa, e soprattutto sono professionalità diverse, vanno comprese, vanno capite e scusate, non è più il web degli esordi, sono cose molto sofisticate e molto, molto delicate. Fare storytelling di un brand vuol dire giocarsi magari una reputazione, vuol dire non cogliere un mercato, vuol dire non comprendere bene come veicolare il messaggio, come raccontare me stesso, come promuovere l'acquisto, che è la conversione finale da perseguire. Tutto qui. Era il mio ragionamento di chi ci vede dall'esterno, ecco, dal Giappone che guarda, il giapponese che guarda la bottiglia di vino a Fulano, per dire. Bene, io avrei finito. Una cavalcata teorica con cui vi ho tediato per un'oretta e un quarto. Quindi vi saluto, se non ci sono altre domande in chat. Ah, quella di non mettere i prezzi è una cosa molto italiana, eh. Tu vai a comprare un bullone oppure un'automobile o una borsetta, una cosa di lusso in giro, ti dico questa cosa costa 5 euro, 8.000 euro. Non c'è il problema di nascondere i soldi come se fosse una cosa sterco del demonio, no? Come si diceva. Va bene. Grazie, arrivederci.